probabilmente è uno dei, delle opere più rappresentative del verismo e del Novecento. E probabilmente nell'arco della costruzione e della, della produzione di Puccini è la più rappresentativa. Perché? Perché Puccini collega senza paura, senza freni, senza riserve, il sentimento alla musica. C'è una correlazione molto profonda e molto toccante. Non a caso questo sentimento diretto fa sì che vada tutto al cuore dell'ascoltatore e infatti, come sappiamo, La Bohème è, insieme a Traviata e Barbieri di Siviglia, una delle opere più eseguite al mondo. Infatti tanti hanno definito Puccini il regista di se stesso, perché scrive esattamente che tipo di connotazione devono avere i personaggi. E quando Puccini vuole un ritenuto, quando vuole un sostenuto, quando vuole un forte, quando vuole un'emozione, la scrive. E credo che ci sia proprio un'equazione, fortissimo, grande emozione, silenzio, grande emozione ma contenuta. Sono meravigliosi, sono duttili, sono entusiasti, perché loro lo fanno estemporaneamente con grande gioia e con felicità, e la qualità tecnico-artistica è veramente eccellente.